Allora, sintetizzando un pochetto tutta quest'ultima parte, abbiamo visto la questione è, ho uno spessore che viene attraversato da onde e ho una situazione in cui ci sono delle impedenze diverse, Z1, Z2, Z3. La situazione che mi interessa è quella in cui Z1 è molto maggiore di Z2, che a sua volta è molto maggiore di Z3, che è la situazione, guarda caso, che avete quando avete uno spessore alluvionale, un'abitazione sopra, sotto roccia, e qui aria, l'onda sismica attraversa in questa direzione, se è un'onda che proviene da lontano, ma anche se c'è un epicentro qua sotto, tutto sommato, attraversa in questa direzione e si creano degli effetti di risonanza, dovuti a cosa? Dovuti al fatto che abbiamo un coefficiente di trasmissione che è dalle parti di 2. E qui abbiamo un coefficiente di riflessione che è vicino a 1, qui pure abbiamo un coefficiente di riflessione vicino a 1. Il risultato è che un'onda, una volta entrata dentro, opera numerosi rimbalzi. Chiaramente a ogni riflessione l'ampiezza dell'onda, l'ampiezza, diciamo, alla seconda riflessione è minore dell'ampiezza alla riflessione 1 perché c'è questo coefficiente di riflessione. Se però questo è vicino a 1 non è poi così tanto minore. Quindi l'ampiezza a 100 ovviamente questa sarà trascurabile a 0, ma magari ne avete 2, 3, una decina che comunque invece fanno il loro effetto mischiandosi assieme. I parametri fondamentali sono intanto la differenza 1 meno R quadro, dove R quadro va inteso come prodotto R1 e R2, il prodotto di due riflessioni, una da una parte e una dall'altra. Adesso ho fatto finta che siano uguali, anche se poi un esempio concreto ho rimesso separatamente R1 per R2. Questo parametro l'ho chiamato epsilon, ho supposto che sia una quantità vicina a 0, però non 0 perché sennò esplodiamo col sistema. L'altro parametro fondamentale è quanto un'onda ha le lunghezze d'onda che coincidono con la lunghezza di questo, includendo un'andata ed un ritorno. Quindi se l'onda include un'andata e un ritorno, praticamente, e avete un numero intero di lunghezze d'onda, al secondo ritorno si mischiano assieme onde che hanno il parametro delta, che è la differenza tra cioè un numero intero, scusate, il parametro 2 delta, che è la differenza tra un numero intero di lunghezze d'onda e l'andata e ritorno che l'onda ha percorso. Questo è l'altro parametro fondamentale, ovviamente moltiplicato per k, 2k delta, dove k è 2 pi greco sulla lunghezza d'onda, quindi questo è uguale a 2, diciamo 4 pi greco per lo sfasamento in termini di metri diviso la lunghezza d'onda, appunto in termini di metri. Quindi chiaramente se questa roba qui è dell'1%, queste sono perfettamente in fase, ma anche se è del 10% sono perfettamente in fase. Se invece è una roba che comincia a essere del 50%, siamo in controfase, queste si cancellano una con l'altra. Quindi questo è l'altro parametro fondamentale, che in condizioni pericolose si avvicina e comincia ad avvicinarsi a zero sostanzialmente anche lui. Il conto viene impostato dal punto di vista matematico sommando 1 più onda riflessa più onda doppia riflessione più eccetera eccetera, e questo risulta una roba del tipo 1 più un x più x quadro più x eccetera x3 più eccetera, che è una serie di cui il risultato finale è noto. E quindi sostanzialmente quando uno va a mettere questi pezzi c'è un pezzo e alla i omega t che è comune a tutte le onde compreso questo 1. Questo 1 ovviamente rappresenta l'onda incidente, quella al primo giro. Quindi un pezzo della i omega t meno kx,
che però ce l'hanno tutte le onde sostanzialmente, e poi avete uno più il fattore di sfasamento che viene dalla parte spaziale e alla 2i meno 2i delta k più questo è il nostro x, quindi più x quadro più eccetera eccetera, e si arriva a questo punto qui, che quindi possiamo scrivere come 1 più e alla meno 2i delta k, o k per delta fa lo stesso. Questo, in questo parametro qui, sempre nell'ipotesi che questo sia piccolino, abbiamo una parte immaginaria, qui lo possiamo scrivere come coseno di 2 delta per k meno i seno di 2 delta per k. E quando, se supponiamo sempre che siano piccole queste robe, questo lo possiamo approssimare mettendoci anche l'1, 1 più, scusate, 1 meno, se no si sommano invece che cancellarsi, 1 meno. Quando abbiamo questi 1 meno, il meno viene da qua, allora questo mi fa 2k delta però al quadrato. Questo mi fa meno i per 2k delta, però la prima potenza, siccome sono quantità piccoline, questo è molto più importante di questo, e soprattutto questo è meno importante di epsilon. Da qualche parte c'era rimasta una epsilon, non lo ricordo più, probabilmente veniva da questo. Sì, scusate, veniva perché avevo un 1 più r meno r, o se volete meno r più r e alla eccetera eccetera, ho aggiunto e sottratto questi nel conto, e siccome tutto è moltiplicato per epsilon praticamente alla, abbiamo questo fattore epsilon che accompagna la parte reale. Quindi morale della favola, adesso mi sarò perso qualcosa per strada nei passaggi, cerco di mettere un foglio su cui i passaggi sono messi precisi. Allora, morale della favola, uno gli veniva fuori 1 su epsilon più i 2k delta. Questa ampiezza qui va moltiplicata per il coefficiente di trasmissione, epsilon contiene il coefficiente di riflessione 1 meno r quadro. Ok, sì, epsilon arrivava da quel fattore 1 meno r quadro della sottrazione. Allora, a questo punto, quando prendo questa al modulo quadro, ottengo t quadro diviso 1 su epsilon quadro più 4 delta quadro k quadro, cioè il quadrato di questo, che è una campana di risonanza che ha, se ovviamente se grafico tutto in funzione di questa, ottengo una campana di risonanza che va a 0, diciamo, mi rimane solo il termine, mi rimane solo questo termine qui, quando delta è uguale a 0. Termine che mi dà 1 su epsilon, cioè per precisione t quadro su epsilon quadro. Allora, ora i numeri in dettaglio, non, il punto non è il punto fondamentale qui, non è se c'è un quadrato, se non c'è, se c'è epsilon, se c'è, il punto fondamentale è questa curva di campana che ha un valore che è inversamente proporzionale a questa roba, quindi quando r quadro tende a 1 e quindi epsilon tende a 0, questo esplode all'infinito. Questo non succede in natura, però ci possono essere situazioni in cui pericolosamente cominciamo a avvicinarci all'infinito. E l'altra cosa ovviamente è che delta in qualche modo implica il fatto che se cominciate a aumentare delta la curva diminuisce, questo è evidente dalla presenza di questo termine qua. Questa è un'approssimazione fatta per piccoli delta, sappiamo che quando delta è uguale a mezza lunghezza, scusate, quando 2 delta per la precisione è uguale a mezza lunghezza d'onda, le onde sono perfettamente in controfase, quindi si cancellano, quindi a quel punto l'onda riflessa fa più casino che altro.
Allora, morale della favola su tutta questa storia qui, noi abbiamo una qualche tipo di teoria che ci permette di dire che quando un'onda attraversa un mezzo dove c'è una certa possibilità di entrata, una certa possibilità di uscita, ma ci sono anche delle cospicue riflessioni, ordine di grandezza 1, si crea un effetto di rimbalzi continui che mi dà un effetto di risonanza. Questa è la ragione per cui un vetro, quando arriva un'onda acustica della frequenza giusta, comincia a vibrare come impazzito. Perché le onde che riescono a entrare fanno fatica a uscire, quindi ci sono intrappolate dentro. Nel caso del vetro, quello che succede è che io, il coefficiente di trasmissione in questo caso sarà quello che sarà da una parte. Ma i due coefficienti di riflessione sono tutti e due, sono, come dire, tutti e due legati a, sono tutti e due comunque grossi coefficienti, perché comunque il cambiamento di impedenza aria-vetro o vetro-aria è notevole. Stiamo parlando di onde acustiche, ricordate, qui non sto parlando dei fenomeni di rifrazione della luce, sto parlando delle ragioni per cui il vetro comincia a vibrare quando arriva un'onda acustica della frequenza giusta o quando c'è qualcuno che usa un martello pneumatico per strada, sentite il vetro e comincia a vibrare come impazzito. L'effetto più preoccupante è quello che abbiamo quando abbiamo uno strato di terreno alluvionale e delle abitazioni sopra. Questo porta a degli effetti molto violenti, perché in sostanza l'onda che arriva entra in risonanza con questo strato. Certo, se questo è un 500 metri, no, ma se sono alcune decine di metri, ed è frequentemente il caso, allora noi abbiamo che si crea una risonanza su una frequenza che è tra le frequenze portate dal terremoto, non ci sono tutte in modo pesante. Ma quello ovviamente che ci creano problemi sono quelle frequenze che, se un palazzo ha dimensione diciamo 10 metri, le frequenze legate ai 10 metri, ai 20 metri di estensione orizzontale, ai 3 metri di un piano, quello che sia, queste frequenze qui, chiaramente, queste lunghezze d'onda qui non ci piacciono perché vanno in risonanza con la nostra struttura, la spaccano. Allora, se abbiamo che, so, 10 metri il palazzo e 10 metri sotto di strato, e questi 10 metri o 20, è lo stesso, perché chiaramente una struttura lunga così può andare in risonanza con questa, ma anche con questa, insomma, comunque fino a che non diventano troppe. Allora, se abbiamo una situazione di questo genere, ecco che abbiamo delle frequenze che vanno in risonanza con questo e sono frequenze pericolose per il palazzo che sta sopra. L'esempio che ho fatto è quello di Città del Messico, dove l'amplificazione produceva una curva di oscillazione del terreno in certi punti della città, sopra un vecchio lago riempito ormai di roccia e terra, una curva con un massimo di risonanza alla frequenza, al periodo di 2 secondi. Questo periodo di 2 secondi è un periodo estremamente pericoloso per un'abitazione dell'altezza di qualche decina di metri.